Salve ragazzi, io sono Fabrinker e oggi siamo qua su Zevil Within. Allora, innanzitutto mi voglio curare un secondo prima di andare avanti. Ok, perfetto. E andiamo avanti, dai, che forse è la cosa migliore da fare al momento. Oh, buonasera anche a lei, vedo che è già pronto a farmi infartare. Manco abbiamo iniziato, che già lei qua rompe le scatole. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, dove erano rimasti? Ah, di qua. In questa casina qua. Ma porca. Scappa. Fortuna che è un fantasma. Fortuna. Mi ero un attimo preoccupato. Allora. Oh. Bene, bene, bene. Poi. Apriamo sta porta. Un secondo, vediamo chi c'è, chi non c'è. Sembra essere tutto a posto nel complesso. Sembra, non voglio tirarla perché poi. Poi me la tiro da solo e mi porto sfiga. Qua c'è qualcosa. Dei fiammiferi. Però non abbiamo lo spazio per il restante. E questo è un problema. Cioè, prima ne avevamo zero, ora ne abbiamo anche troppi i fiammiferi, ma. Oh, non c'è mai il verso giusto, eh. È sempre un problema comunque. Cioè, non ci si crede. Altri punti, benissimo. Ok. Ah, c'è un documento. Leggiamolo. Nota dell'abitante del villaggio. Hanno preso Norman. Non sento più le sue urla durante la notte. Se non mi nascondo, presto toccherà a me. Mi auguro di no. Anche se mi sa che è andata a finire male sta storia. Comunque. Torniamo indietro a questo punto. Ma che fa quello? Perché pensa? Ma non pensi, su, vada avanti. Dai, che c'è da fare? Questo pensa. Pensa alla vita, alle cose brutte che gli stanno capitando. Dillo a Ma è assurdo. Non sarebbe dovuto succedere. me. Che cosa? Di cosa sta parlando sto pazzo? Di qua? Non c'è niente, vero? C'è un manichino qua, uno spaventapasseri. Che bellino. Torniamo indietro, va. Oh, ma che bellina. Ma non c'ha neanche la testa. Come fa a star su? No, scusate. Ah, c'è la testa, ok. Dicevo, boh. Che è? Volante. Vabbè, quella casa l'abbiamo esplorata. È ok. Da questa parte sono altre case, però. Aiuta! Aiuta! Ma che diavolo ha che non va? Me lo sono chiesto anch'io. Basta. Stia calmo. Mi fa cagare in mano. Questa musichetta di sottofondo fa troppo ridere perché c'è. Atmosfera agghiacciante, poi c'è questa musichetta così. Vabbè. Io qua ste posta ribasso, eh. Che non si sa mai. Voglio stare sicuro. Ma Leslie dove è andato? Leslie, su, non fare. Torna in te per un attimo, ti prego. Ho bisogno. Che tu stia bene. Vieni qua. Oh, bene. Allora c'è qualche nemico. Sicuro. Come è pieno? No, un attimo, eh. No, questo è pieno veramente. E questo è pieno veramente. Porca miseria, è pieno tutto, è pieno. Prendiamo il fucile a pompa, va? Che non si sa mai. I fiammiferi non posso prenderli. Dai. Insistenti, eh. Ma che bel Rourke quadro! è sceso laggiù. Non può avere. Vi giuro che sto andando lento perché ho paura delle trappole, non perché ho paura io, eh. Non voglio far cavolate. Non mi sembra un gran bel posto questo. Scendiamo ancora più giù? Vabbè, proviamo. Buonasera, permesso. Ah, c'è una scatola. C'è una scatola, una valigia grandissima.
può servire una. Cioè, no, vabbè, però questo fa ridere. Cioè, una valigia così grande per una. Un proiettile. Che cazzo è? Vabbè, comunque. No, vabbè, raga. Mi ha fatto morire sta scena. Freccia. Bene. Andiamo su. È come se tipo mettessi dentro una casa. Comprassi una casa per metterci dentro una televisione. Basta. Ma what the fuck? Ma non così, santo Dio! Fa incazzare sto uomo, veramente. Io vado lentissimo, tu gli dai calci. Do un calcio e fra poco, se non la smetti. Condizioni massimali. Niente, ho fatto cascare i libri, scusa Leslie, non volevo. Vabbè, casca tutto, vabbè, ok. Ma quante foto ci sono? Ma ci sono foto anche mie? Ci sono foto anche mie, perché? Oddio, che ansia. Sì, vabbè, scusate, ma c'ho da fa. Leslie! Oh, grazie al cielo, il dottor Jimenez è qui. Ora calmati. Dottore, un attimo, sta arrivando qualcuno. Qualcosa qui. Stai calmo. Oddio! Ma mortacci sua, ma cos'è invisibile, mo? Ma sono Stai invisibili! fermo. Ma non lo vedo! Dov'è? Questo posto è una trappola. Esisterà un posto sicuro. Purtroppo ne dubito. Ma pure i Non si nemici esce. invisibili? Non si esce. Dobbiamo andare, per di qua. Ah, ci mancavano solo i Dove nemici andiamo? invisibili, mo. Dove andiamo? Che cazzo. Cioè, mi sembra un po' esagerata sta cosa. Che dite? Però mi ha dato un bel premio, mille munizioni. Cioè, beh, avete capito. Non mille munizioni, che dico anche io. Dove sono andati? Le scale sono sparite. Forse siamo impazziti tutti quanti. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Impazziti tutti! Impazziti tutti! Impazziti tutti! Oddio. No. Ruvik. Sei tu. Tu chi diavolo sei? No! Non farlo! Ah, non farlo, che devo Ma fa? che... Sì, vabbè. Dottore? Leslie? Sta piglia una. Ma Cazzo! che cazzo? Andiamo avanti, va? Corri, corri, tanto ormai qua. Salgo di qua? Sì, vabbè, raga, ma che cazzo. È un trip. E mo dove sono? Oh, cazzarola. Che diavolo succede? Ah, non chiederlo a me. Io chiedevo a te. Mettiamo la torcia, cioè, la lampada qua che può tornarci utile. No, sono pieno. Saliamo, va. Mi ricorda molto Silent Hill sta parte, non so perché. Forse è un coming, perché c'è una parte molto simile. Non so cosa sia, do fuoco, proviamo. Sì, vabbè, ciccio, l'ho capito, però c'è. Un po' di autorispetto ci vuole. Dai, fuoco da solo. Vabbè. Questa che serve invece? Non serve a nulla, ha fatto una cavolata, mi sa. 2400.
Se gli do fuoco, cosa mi dà? Qualcosa, immagino. No, niente. Allora perché... Vabbè. Dove lo posso... Ma sì, cammino giù. Infatti non lo becco. Ah, ok. Perfetto. Pensavo che lo beccavo anche se camminavo giù. Ma c'è... Cosa cavolo è? Devo andare di là, mi sa. Però prima io faccio cose del tipo provare a... Ah, oh, raga, secondo me, vi dico la mia sincera verità, c'è un ritardo dell'input del comando, perché io quando spingo è nel verde e il comando arriva un po' dopo. Secondo me è così, perché cioè, non posso sbagliare ogni cazzo di comando, no? Cioè, non sarò un pro gamer, però mi sembra strana sta roba. Non so se mi spiego, cioè... Boh, vabbè. Poi magari sono scarso io, per carità, però boh. Allora, i rumori non mi convincono. Perché non posso... Ah, posso! Oh, finalmente! Una... Almeno una posso disattivarla. Che già è qualcosa. Ma non così forte. Niente. È di coccio comunque il mio personaggio, eh. Si ostina a fare cose che non deve fare. Scarica elettrica. Ok, perfetto. Ho ricevuto il messaggio. C'è una scala. Qua c'è uno per... Vediamo se riusciamo stavolta. Ma non ci riusciamo. Oh, cioè, ragazzi, ora ho la conferma. Ho spinto quando ero nel rosso per far arrivare il comando quando era nel verde. L'ho fatto apposta ed è andata bene. Quindi vuol dire che uno deve premere prima. Che stronzata questa però, eh. Vabbè, comunque. Ah. E che serve allora tutto questo casino? Fatemi capire. Vabbè. Un giorno me lo spiegheranno. Strada inutile. Non mi convince molto quella bombola lì, eh. Serve, non si sa. Che cazzo serve sta roba? Qualcuno me la spiega? Ma che, sta diventando calcetto? No, vabbè, andiamo giù. Non così, vabbè, va bene così, vabbè. Apprezzo lo stesso la cosa. Qua, di qua c'è collegamento all'altra porta. Allora, tutto ha senso ora. Ok. Quindi mi sa che dobbiamo andare dall'altra parte di nuovo. Vabbè, mi conviene salire di qua, eh. Devo stare attento alla bomba, come sempre. Cercare di non beccarla. Bene. Data la grande. Ma possiamo uscire, no? No. Ma porca troia però. A secco. Ottimo. Amico. Corriamo. Thank you.
Un attimo. Bene, corriamo. Ce l'ho fatta. Oh, sono molto felice. Un po' di armi, direi che potrebbero essere utili. Abbiamo delle cose qua. Ottimo. Ottimo. C'è altro da raccogliere. Munizioni. Stavolta mi serviranno. Ok. Comunque se non c'era la pistola morivo perché non avevo le munizioni. Quindi fortuna che c'era la pistolina, che mi ha salvato un po' la vita in questo momento. Però la pompa fa un sacco di danno, molto meglio, eh. Cavolo, cioè, ne spacca due alla volta. E poi bisogna essere meno precisi, quindi perdi meno proiettili in teoria, se sei bravo. Ma la bomba che era disinnescata comunque, che era aperta prima. Vabbè. Cioè, poi il massimo è 8. Bisogna potenziare il fucile perché 8 sono pochissime. Troppo poche. Ma che bel posto! Comunque questo gioco ha dei posti molto belli, molto. Sembra di essere un po' Mirabilandia. Mortacci, che robe. Io perché gioco questi giochi? Qualcuno me lo spiega. Perché sono pazzo. È bellissimo, però fa un'ansia. Già che ho ansia di mio. Là in fondo c'è qualcosa che sicuramente si alzerà, quindi vado di qua, credo. Ah, è chiuso, perfetto, grande. Sono felicissimo. Yeah. Porca troia. Chi è in fondo? Dai, alzati su, non fare il vago. Non fare il vago, già lo so che sei vivo. Cioè, utile che fai tanto lo sborone, no? Steso. Ma che è la camera di sole, di mista. Va bene, raccogliamo proiettili, adesso si alza. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Ma dai. Chi è? Ma che cazzo è questa? Ma perché è invisibile? Oddio, puttana la vacca. Guarda, meglio scappare. Vabbè, noi scappiamo, eh. È stanco, è stanco. Vabbè, ho capito, ma come scappavo io? Niente, mi ha massacrato il cranio. Sì, però basta, mo anche adesso. Tra l'altro, come faccio a prendere le munizioni che sono di vicino? Se mi ammazza. Piccola domanda che ho così a caso, ma giusto perché mi va. Vabbè. Ah, da di fuoco forse. Vai giù, vai! Può? No, no. Ci sbatterei, ci sbatterei. Non molli mai. Vabbè, sembra che ce l'abbiamo fatta, sembra. Sicuro che è qua, eh. Figlia mia. Sì, vabbè, come scappo io qua però? Ho capito, ma non posso far niente. Cioè, veramente... Il gioco è one shot, one kill, cioè nel senso, i nemici ti ammazzano subito, i boss almeno. Sta cosa non ha molto senso, cioè non... Ti prendono e ti ammazzano di quel... Da qui no però. Da qui no però, cazzarola. Casca, casca giù, dai, tanto ormai lo sappiamo. No, 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 non girarti, santo Dio, amico mio, eh.
Non girarti, basta. Adesso, ma non stare a guardarla. Cerchiamo di scappare da sto inferno. Dai, dai, più vicini possibile. Vai, vai, vai. Ok, vai, scappa che tieni premuto. Oh, ce l'ho fatta. Non ci credo. Ok, io direi che siamo giusti giusti per chiudere qua. Dopo questa, praticamente, dopo questo inseguimento all'ultima follia, io sono stremato, non ce la faccio più. Quindi ragazzi, ci becchiamo a un prossimo episodio. Spero vi sia piaciuto, insomma, e alla prossima. Ciao.